amiche lettrici, amici lettori, ben ritrovati e benvenuti qui su Gocce di Libri. Io sono Daniela. Oggi parliamo di Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Ma prima di cominciare, un'anteprima, perché insomma abbiamo affrontato in settimana, già da sabato scorso, argomenti abbastanza intensi, letture abbastanza coinvolgenti e importanti, però vi voglio alleggerire, insomma, perché già la prossima settimana avrò dei contenuti davvero molto più leggeri. Mercoledì ci sarà un book tag, il mio ritorno è book tag dopo un mese più, e poi sabato prossimo la mia TBR di dicembre, che devo un po' stravolgere, anzi, perché sto per andare a ritirare in biblioteca, forse oggi o domani, due nuove uscite. Ovviamente non mi posso svelare quali sono i titoli, quindi insomma dovrete aspettare fino a sabato prossimo. Dunque, questo libro che ho letto di Ray Bradbury, Fahrenheit 451, è stata una lettura condivisa con la mia amica Alessia di Alessia Libri, e ovviamente troverete nell'info box il link al suo video, quindi mi raccomando, andate a vedere anche il suo video. E Ray Bradbury è uno degli autori di cui parla Hasan Nafisi nel libro Leggere pericolosamente, di cui abbiamo ampiamente parlato settimana scorsa. E tra l'altro, se vi ricordate, se avete visto il video, ho solamente accennato a una frase di Ray Bradbury all'interno della parte in cui la Nafisi parla di questo libro, e oggi ci torneremo perché insomma ci sono 3 o 4 pagine, ovviamente non ve le leggo tutte, tranquilli, estrapolerò alcune parti che ho trovato particolarmente interessanti della sua analisi di questo libro. Allora, questo libro in realtà è stato scritto nel 1953 e Ray Bradbury nasce come autore di libri di fantascienza. Lui è nato nell'Illinois nel 1920, però si è trasferito in California e in California ha scoperto un po' questa vena fantascienza e un po' surreale. E diventa addirittura anche sceneggiatore cinematografico di film anche molto importanti. E come mi diceva Moreno, tra l'altro, questo libro è diventato anche un film. Non mi ricordo in che anno, però insomma, magari vi lascio il poster qui sullo schermo quando lo vado a ritrovare mentre faccio l'editing. Fahrenheit è un distopico e vi racconto brevemente la trama, ma vi leggerò anche delle parti dal libro proprio per, essendo una lettura condivisa, insomma, è anche, diciamo, un classico moderno, non è un libro nuovo, quindi la maggior parte di voi probabilmente l'ha già letto, eccetera. Insomma, il nostro protagonista, Guy Montag, è un pompiere, però non spegne i fuochi, anzi, li appiccia, perché lui vive in questo regime totalitario. E c'è questa caccia, invece della caccia alle streghe, esiste la caccia ai libri e ai sovversivi che li nascondono in casa. E lui, devo dire, che è anche molto fiero di esserlo, perché si crede, insomma, dalla parte dei più forti, no? Quando ci sono questi governi totalitari, ci si sente molto più potenti e protetti quando si sta dalla parte proprio di chi ha il potere. Però la vita di Guy prenderà una svolta inaspettata quando lui incontrerà e comincerà a conversare con una ragazzina che è la sua vicina di casa. E Clarisse si chiama questa giovane donna che invece ha una prospettiva tutta diversa sulla vita e gli apre alcune finestre dove lui poi sarà curioso di guardare. E vi voglio proprio leggere le parole di Clarisse che spiegano anche bene in che società
si viveva in questo libro, Fahrenheit 451. Guy le chiede: ma perché non siete mai a scuola? Vi vedo ogni giorno in giro, sempre vagabonda. E lei risponde: oh, non soffrono troppo la mia mancanza, credetemi. Sono un temperamento asociale, dicono, non mi mescolo con gli altri. Ed è strano perché io sono piena di senso sociale invece. Tutto dipende da che cosa si intenda per senso sociale, non vi sembra? Per me significa parlare con voi di cose come queste. O anche parlare di quanto è strano questo mondo. Stare con la gente è una cosa bellissima, ma non mi sembra sociale riunire un mucchio di gente per poi non lasciarla parlare. Non sembra anche a voi? Un'ora di lezione davanti alla TV. Un'ora di pallacanestro o di baseball o di footing, un'altra ora di storia riassunta o di riproduzione di quadri celebri e ancora sport. Ma capite che non si fanno domande, o almeno nessuno quasi mai le fa. Loro hanno già le risposte pronte su misura e ve le sparano contro in rapida successione. Bang, bang, bang. E intanto noi stiamo sedute là per più di 4 ore di lezione con proiezioni. Tutto ciò per me e non è sociale. E poi va avanti. E poi c'è un altro incontro molto interessante che ho dovuto sottolineare perché insomma questo la dice lunga quando si rincontrano, forse nella stessa conversazione, appunto della gente, no? Che non conversa tra di loro. La gente parla di una gran quantità di automobili, parla di vestiti e di piscine e dice che sono una meraviglia, ma non fanno che dire tutti le stesse cose e nessuno dice qualcosa di diverso dagli altri. E quasi sempre nei caffè hanno le macchinette d'azzardo in funzione, si raccontano le stesse barzellette, oppure c'è la parete musicale accesa con i disegni a colori che vanno e vengono, ma si tratta soltanto di colore e il disegno è del tutto astratto. E nei musei ci siete mai stato? Tutta roba astratta. Ecco quello che si trova ora nei musei. Lo zio dice che era differente una volta, molto tempo fa, non so bene quando, i quadri e la scultura dicevano delle cose precise. Mostravano addirittura delle persone. E di queste cose qui lui poi converserà con la moglie quando rientra a casa. Nella sua vita, però, il matrimonio oramai non è felice perché questa moglie, come probabilmente tantissime altre nella città di Fahrenheit, hanno un po' subito il lavaggio del cervello o comunque cercano la vita facile, quindi soccombere a queste regole. Sembra che la cosa più importante per la moglie di Guy sia quella di ottenere la quarta parete televisiva, perché nelle loro case c'erano queste pareti, proprio i muri erano fatti di televisione, questi schermi in cui passavano appunto delle trasmissioni molto molto leggere, molto vacue, senza contenuto. So, mi immagino un grande fratello, per esempio, no? E quindi la moglie, ecco, esserino superficiale, diciamo così. Una cosa che poi vi leggerò dell'Anafisi, che è abbastanza lungimirante da parte dello scrittore, perché ricordiamoci sempre che questo è stato un libro scritto nel 53, e appunto la presenza di auricolari nella moglie, che ha sempre gli sti auricolari dove ascolta ovviamente quello che passa il convento, diciamo così, e quando lui torna a casa la notte da lavoro trova lei così con lo sguardo fisso e con queste cuffiette, quindi isolata dalla realtà, insomma. La moglie ovviamente non condivide questa curiosità del marito che ha o comunque queste domande che lui comincia a farsi, che verranno poi rincarate dal suo incontro con Faber, che è un ex insegnante, un ex professore, che lui incontra e ha questo ricordo vago di averlo già incontrato, con il quale poi
instaurerà un rapporto e sarà anche fondamentale quando poi lui deciderà di prendere un'altra strada, insomma, di staccarsi proprio dal suo lavoro e purtroppo dovrà anche farlo perché credo sia la moglie stessa, almeno si intuisce dalla storia del libro come proseguirà, che possa essere proprio la moglie poi a denunciarlo, ecco, probabilmente per salvarsi la pelle. Ci sarà un momento in particolare in cui veramente per Guy è un punto di non ritorno ed è un incidente che riguarda una segnalazione che loro hanno avuto di una donna che custodiva dei libri in casa. E questa anziana donna non voleva lasciare l'appartamento che sarebbe andato in fumo ed è proprio lei invece ad accendere il fuoco e rimane nel suo appartamento e quindi bruciata viva assieme ai suoi libri. Quindi ha voluto sacrificare la sua vita proprio per una questione etica, direi. E questo fatto turba moltissimo Guy Montag. Quando parla di questo con la moglie, dice: ci deve essere qualcosa di speciale nei libri, delle cose che non possiamo immaginare per convincere una donna a restare in una casa che brucia, è evidente. Poi la moglie ovviamente è un po' degradante, doveva essere una sempliciotta quella donna. E lui dice: non si tratta soltanto della donna che è morta. Questa notte ho pensato a tutto il cherosene di cui mi sono servito da 10 anni a questa parte. E ho pensato ai libri e per la prima volta mi sono accorto che dietro ogni libro c'è un uomo che ha dovuto pensarli, un uomo a cui è occorso molto tempo per scriverli, per buttare giù tante parole sulla carta ed è un pensiero che non ho mai avuto prima di questa notte. Dopo questo fatto, Montag è febbricitante e si dà un po' per malato. E riceve la visita del suo capo BT, che secondo me ha il sensore poi quando poi lo visita che qualcosa in Montag è cambiato e quindi gli fa un po' una lavatina di capo, una ramanzina su quelle che sono invece le cose giuste da fare secondo lui. E vi leggo una parte ed è la parte finale prima che lui se ne vada. La lezione per oggi è finita, spero di avere un po' chiarito la situazione, ma la cosa che devi ricordare, Montag, è che noi siamo gli Happiness Boys, i militi della gioia. Tu, io, gli altri incendiari, noi ci opponiamo alla meschina marea di coloro che vogliono rendere ogni altro infelice con teorie e ideologie contraddittorie. Siamo noi che abbiamo posto mano alla diga, teniamo duro, non lasciamo che il torrente della tristezza e del pessimismo inondi il pianeta. Noi contiamo su di te. Non credo che tu ti renda conto di quanto sia importante, di quanto lo siamo noi tutti per il nostro mondo felice quale è oggi. È molto inquietante questa figura di BT e per fortuna poi farà la fine che si merita. Piccolo spoiler. E poi voglio condividere alcuni tratti della conversazione che a un certo punto Montag avrà con questo signore, questo Faber, che avrà un ruolo molto importante e determinante poi per il futuro di Guy Montag. Signor Montag, voi avete davanti un vigliacco. Io vedevo la piega che stavano sempre più prendendo le cose, non molto tempo fa, ma non ho detto nulla. Sono uno degli innocenti che avrebbero potuto parlare chiaro e tondo quando nessuno era disposto a dare retta al colpevole. Ma non ho aperto bocca, diventando così colpevole a mia volta. E quando finalmente si giunse a organizzare legalmente il rogo della carta stampata con la creazione delle milizie del fuoco, brontolai un poco e poi tacqui, perché oramai non c'era più nessuno che brontolasse o urlasse al mio fianco. Ora è troppo tardi. E poi continua Faber, voi siete un romantico irrimediabile, sarebbe una cosa buffa se non tragica. Non sono i libri
che vi mancano, ma alcune delle cose che un tempo erano nei libri. Le stesse cose potrebbero essere diffuse e proiettate da radio e televisori, ma ciò non avviene, no. Non sono affatto i libri le cose che andate cercando. Prendetele dove ancora potete trovarle, in vecchi dischi, in vecchi film, i vecchi amici. Cercatele nella natura e cercatele soprattutto in voi stesso. I libri erano soltanto una specie di veicolo, di ricettacolo in cui riponevamo tutte le cose che temevamo di poter dimenticare. Non c'è nulla di magico nei libri, la magia sta solo in ciò che essi dicono. Lo scopo dei libri è di ricordarci quanto siamo somari dissennati. La maggior parte di noi non può correre qua e là giorno e notte, parlare con tutti, conoscere tutte le città della terra. Non abbiamo tempo, denaro, nemmeno tanti amici. Le cose che voi cercate, Montag, sono su questa terra, ma è il solo modo per cui l'uomo medio potrà vederne il 99% sarà in un libro. E qui mi fermo con la trama perché comunque non voglio proprio spoilerare tutto se decideste di leggere questo libro, se non l'avete ancora fatto. Invece mi preme condividere quello che la Anafisi scrive di Fahrenheit e di Ray Bradbury. E come vi raccontavo sabato scorso in questa formula che usa l'Anafisi nel suo saggio, che è composto da queste lettere al padre in cui racconta di alcuni autori molto importanti. Insomma, vi invito a guardare il video se non l'avete ancora visto. Racconta appunto di Fahrenheit 451. Non credo che tu abbia letto il romanzo distopico di Ray Bradbury, Fahrenheit 451, Baba. È uscito nel 53 e oggi è di nuovo nella classifica dei best-seller. Qui, in una società americana del futuro dove i libri sono banditi e i pompieri bruciano quelli che trovano in giro, i prigionieri della caverna di Platone appaiono in altre vesti. E qui è un riferimento a un altro argomento di cui lei parla, appunto in questo capitolo. La maggioranza dei personaggi non è fisicamente incatenata, eppure percepisce solo quello che è previsto debba percepire e sceglie di vivere in un mondo di ombre anziché in quello reale. Di solito nelle società democratiche per tappare la bocca a chi pensa con la propria testa non si ricorre alla sopraffazione fisica, ma ad altre forme di violenza, il pregiudizio, la censura, la diffamazione. Il totalitarismo si accompagna a un'ideologia inflessibile che divide il mondo in due campi contrapposti, i buoni e i cattivi. Se vuoi che qualcuno sia politicamente scontento, non fargli sapere che la questione ha due aspetti. Digliene uno soltanto e non si preoccuperà. Meglio ancora non dirgli niente. È il consiglio di Bitty, il capo dei pompieri di Fahrenheit 451. È così che veniamo salvati dai dubbi, dalle complicazioni e dalle contraddizioni a cui potremo trovarci di fronte facendo scelte individuali e assumendocene la responsabilità. In Fahrenheit 451 gli oggetti più pericolosi sono i libri. I libri non conoscono limiti né confini, fanno nascere nuovi desideri e passioni inaspettate e offrono più domande che risposte. Rappresentano il mondo indisciplinato, pieno di contraddizioni e complicazioni, un mondo che minaccia l'assetto totalitario, essendo al di là del suo controllo. Nel mondo di Fahrenheit 451, chiunque rifiuti di consegnare libri fuori legge è considerato ribelle e squilibrato, e il governo ha concepito un cane meccanico, il Segugio, in grado di fiutare i ribelli e distruggerli. Come il prigioniero uscito dalla caverna di Platone, un pompiere di nome Guy Montag, che di mestiere brucia i volumi in possesso dei lettori, giunge gradualmente e dolorosamente all'illuminazione. La sua prima prova iniziatica nel mondo fuori dalla caverna è un incontro con una giovane vicina, Clarice McLellan. Clarice lo mette in guardia sulla violenza a cui sono sottoposti, sul disprezzo nei confronti della vita degli esseri umani. Gli racconta che a scuola quelli che non fanno mai domande la accusano di essere asociale e dice di aver paura dei ragazzi della mia età. Si ammazzano a vicenda. Nell'ultimo anno hanno sparato a 6 miei amici, 10 sono morti in incidenti stradali. Poi lascio stare perché c'è un piccolo spoiler.
Il pensiero qui, dice l'Anafisi, va inevitabilmente a un altro tipo di violenza oggi prevalente in America, le sparatorie di massa, che trasformano luoghi come le scuole, le chiese, i centri commerciali, posti dove ci sentiamo al sicuro, insomma, in spazi incerti e pericolosissimi. E qui racconta un episodio personale che tralascio e vi leggo questa parte. Spesso il totalitarismo si associa a sofferenze e violenze estreme. Il mondo di Fahrenheit 451 non fa eccezione. Paura e insicurezza sono onnipresenti. Siamo in un universo dove vicini di casa, amici e parenti sono pronti a spiarsi e a denunciarsi a vicenda, ma nessun sistema può reggersi unicamente sulla paura e regimi autoritari si servono di un altro strumento molto più discreto, la seduzione per mezzo della tranquillità mentale e spirituale. Questo è un passaggio, secondo me, molto molto vero. Pensate, per esempio, a quello che sta succedendo purtroppo nella stessa Iran. Adesso ho letto appena da poco la notizia che la ragazza che era stata arrestata dopo essere rimasta in mutande reggiseno fuori dall'università è stata liberata, è stata ridata alla famiglia, graziata perché l'hanno reputata pazza, malata di mente. Questa è stata la scusa. Ovviamente sono felice che non l'abbiano ammazzata perché ci vuole poco. Però chissà che tipo di violenze, lavaggio del cervello, elettroshock, chissà che cosa le hanno fatto durante i giorni di detenzione. Continuiamo con l'Anafisi che dice: Mio caro Baba, quante volte ripenso a quando parlavamo del fatto che paura e seduzione viaggiano mano nella mano? E qui ritorno alla citazione di Rushdie a proposito dei poeti. È il lavoro del poeta nominare l'innominabile, additare le imposture, prendere posizioni, avviare discussioni, plasmare il mondo e impedirgli di addormentarsi. In Fahrenheit 451 è lo Stato a pensare per i cittadini e in cambio di tale concessione li premia. Avendo abdicato alla loro responsabilità, non possono più essere puniti per le loro azioni di fatto predeterminate. Quando smettiamo di pensare, smettiamo di partecipare, come Bradbury afferma in un'intervista, bombardiamo la gente con ciò che fa sensazione e questo sostituisce il pensiero. Per darti una misura di quanto ci abbia visto lungo poco prima che il suo libro uscisse, Bradbury spiegò: Nello scrivere il breve romanzo Fahrenheit 451 pensavo di descrivere un mondo quale avrebbe potuto evolversi fra 4 o 5 decenni. Ma solo poche settimane fa, una notte a Beverly Hills, venni oltrepassato da una coppia che portava a passeggio il cane. Rimasi a fissarli, completamente allibito. La donna teneva in mano una piccola radio delle dimensioni di un pacchetto di sigarette, e con l'antenna vibrante. Da essa uscivano sottili cavi di rame che terminavano in un grazioso cono affondato nella sua orecchia destra. Ora, dice l'Anafisi, mio caro Baba, quasi 70 anni dalla prima pubblicazione del libro, apparecchi come quelli che tanto preoccupavano Bradbury sono diventati parte integrante della nostra vita, e poi continua, eccetera. Per come la vedo io, la realtà virtuale, internet, servono finché ci migliorano la vita, ma quando arrivano a sostituire la realtà vera, allora diventano pericolosi. Intelligenza artificiale, a me fa paurissima, veramente. Non ci serve una guida suprema per privarci delle nostre libertà faticosamente conquistate. Se smettiamo di leggere, stiamo spianando la strada ai roghi di libri. Se smettiamo di partecipare, lasciamo che sia qualcun altro a prendere il controllo. Se privilegiamo la personalità rispetto al carattere, e i reality show, la realtà virtuale alla realtà concreta, poi ci becchiamo i politici che ci meritiamo. E poi l'Anafisi fa un piccolo spoiler sulla fine del libro, che io non vi rivelerò, ma comunque un passaggio importante è questo incontro che Montag fa
con degli ex professori quando scappa dalla città e questi luminari che sono sprovvisti di libri, ma si tramandano il contenuto dei libri più importanti proprio a voce e quindi è come passare la torcia, no? La testimonianza proprio della storia, di quello che siamo, perché non dobbiamo mai dimenticare da dove siamo venuti e da dove sono venuti i nostri avi, perché ci tramandiamo, insomma, tutte queste nozioni, se non è possibile attraverso i libri, almeno attraverso il passaparola, diciamo così. Questi ribelli vengono chiamati così, sembrano prepararsi a un mondo futuro devastato dal conflitto e dal totalitarismo, un mondo da ricostruire. Per poterlo fare, ciascuno ha mandato a memoria un libro, così anche se tutti i libri venissero fisicamente distrutti, non andrebbero perduti. L'oblio è complice della morte e i libri sono sempre stati custodi della nostra memoria. È ora che gli esseri umani diventino custodi dei libri. Come ha detto Bradbury in un'intervista, la lettura sta al centro della nostra vita, il nostro cervello è la biblioteca. Senza biblioteca la civiltà non esiste. Finisco con quest'ultimo passaggio. Mio carissimo Baba, sono passati 30 anni dalla fatwa. Io sono ancora convinta che i tiranni possono anche andarsene, ma se non troviamo il modo giusto per combatterla, la tirannia resta. Diventare una copia del tiranno, parlare e agire come lui, disumanizzare l'avversario è facile, è proprio quello che Rushdie si guarda bene dal fare, nonostante tutta la violenza subita. Anche i ribelli di Fahrenheit 451 rifuggono da questa tentazione e si concentrano su una cosa su cui anche tu ti concentravi, l'esame di coscienza e l'autocritica. Uno di loro, chiamato semplicemente Granger, dice a Montag: "Tutti abbiamo fatto il giusto tipo di sbagli, altrimenti non ci troveremmo qui. Quando eravamo separati, tutto quello che avevamo era rabbia. La cosa principale che abbiamo dovuto metterci in testa è che non siamo importanti, non dobbiamo diventare pedanti. Non è il caso di sentirsi superiori a chi che sia. Adesso muoviamoci. Dobbiamo costruire innanzitutto una quantità di specchi. Per un anno non faremo altro in modo da poterci dare una lunga occhiata." Queste sono le parole di Granger. E l'Anafisi dice: "Battute così vicine al tuo modo di pensare, Baba, che peccato che tu non abbia letto Fahrenheit 451." E così finiamo la nostra analisi. Ovviamente io non posso che essere d'accordo con le parole dell'Anafisi. Il libro mi è piaciuto molto, c'erano dei tratti davvero illuminanti, proprio appunto per questa distopia, che più di tanto distopia non è, perché purtroppo ci sono molte parti del mondo in cui le situazioni sono molto gravi. Il mio pensiero va sempre a quello che sta succedendo in Afghanistan e a quello che le donne stanno subendo in Afghanistan. E qui non stiamo parlando soltanto di libri banditi, ma purtroppo di diritti negati a delle persone. E questo accanimento è davvero senza senso. Amici, io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, spero vi abbia appassionato quanto ha appassionato me questa storia e tutte le sensazioni, le ramificazioni che possono suscitare queste storie che sono finte, però insomma hanno in qualche modo qualcosa di molto disturbante, perché troviamo magari anche qualche assonanza a cose reali che succedono nel mondo. Vi ho promesso una settimana molto più leggera la prossima, quindi vi aspetto mercoledì con un divertente book tag. Vi ringrazio per l'attenzione e per il supporto al canale. Alla prossima e buone letture. Ciao!